Cari amici, ben ritrovati. Nello scorso video abbiamo parlato in modo abbastanza approfondito della teoria della terra cava. Ci manteniamo sempre nella stessa atmosfera, nello stesso luogo o non luogo. Oggi vi parlerò del mito di Agarti o di Agartha. Ecco, mi riferisco a un'opera stupenda del 1927 del grande esoterista francese, il più grande che vi sia mai stato, René Guénon, il re del mondo, pubblicato nel 1927, preso lo spunto da quella famosa opera letteraria di Ferdinand Ossendowski, Bestie, Uomini e Dei, di cui ne parlammo in un video di più di 2 anni fa, dove appunto questo personaggio, Ossendowski, un chimico, esoterista, spiritualista, visionario, amante dei viaggi, in un suo viaggio nell'Asia centrale ebbe contatti con dei lama tibetani da cui ricevette delle profezie e appunto in quel contesto ci parlò di questa sede sotterranea misteriosa, Agartha o Agartha, in cui risiede il re del mondo. È che appunto René Guénon prese spunto dall'opera di Ossendowski e pochi anni dopo ci ha regalato questo splendido saggio su questa tematica. Ecco. Ora io mi limiterò a leggervi un paragrafo del Re del Mondo. Questa è un'edizione ad Elfi, ma boh. Allora. Ecco, il titolo del paragrafo è Il centro supremo nascosto durante il Kali Yuga. L'Agartha o Agartha si dice non fu sempre sotterranea, né lo rimarrà per sempre. Verrà un tempo in cui, secondo le parole riportate da Ossendowski, i popoli di Agarti usciranno dalle loro caverne e appariranno sulla superficie della terra. Prima della sua scomparsa dal mondo visibile, il centro portava un altro nome perché a quell'epoca quello di Agartha o Agartha, che significa imprendibile o inaccessibile e anche inviolabile, poiché è il soggiorno della pace, Salem, la città di Salem, di Melchisedec, appunto non sarebbe stato adatto. Ossendowski precisa che il centro è divenuto sotterraneo più di 6.000 anni fa, data che corrisponde con sufficiente approssimazione all'inizio del Kali Yuga, o età nera, oscura, l'età del ferro degli antichi occidentali, l'ultimo dei quali periodi nei quali si divide il Manvantara. La sua ricomparsa deve coincidere con la fine di tale periodo. Ci siamo già occupati in video precedenti del Manvantara. Il Manvantara, o era di Umanu, chiamato anche Maha Yuga, comprende quattro yuga o periodi secondari: il Krita Yuga, o Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, i quali vanno identificati rispettivamente come età del ferro
oro, dell'argento, del bronzo e del ferro dell'antichità greco-latina. Andiamo avanti, non posso tralasciare queste citazioni, queste note. Allora, abbiamo detto prima che tutte le tradizioni alludono a qualcosa di perduto o di nascosto, che viene rappresentato con simboli diversi, se preso in senso lato, cioè concernente l'umanità terrestre nel suo insieme, questo si riferisce appunto alle condizioni del Kali Yuga. Il periodo attuale è dunque un periodo di oscuramento e di confusione. Nel simbolismo biblico, questa è una nota, l'inizio di questa età è rappresentato dalla Torre di Babele e dalla confusione delle lingue. Si potrebbe pensare abbastanza logicamente che la caduta e il diluvio corrispondano alla fine delle prime due età, ma il punto di partenza della tradizione ebraica in realtà non coincide con l'inizio del Manvantara. Non ci siamo. Quindi continuiamo. Il periodo attuale è dunque un periodo di oscuramento e di confusione. Le sue condizioni sono tali che finché persistono la conoscenza iniziatica deve necessariamente rimanere nascosta. Da qui il carattere dei misteri dell'antichità, detta storica, cioè quella che noi riusciamo a conoscere. Il resto è preistoria, la quale non risale neppure all'inizio di tale periodo, pensate. Infatti qui c'è una nota in cui dice: non sembra che si sia mai osservato con adeguata nettezza in quali difficoltà si trovano gli storici che vogliono stabilire una cronologia certa per tutto ciò che è anteriore al secolo VI avanti Cristo. Questo è vero. Quindi l'antichità detta storica e delle organizzazioni segrete di tutti i popoli, organizzazioni che conferiscono una iniziazione effettiva laddove sussiste ancora una vera dottrina tradizionale, ma non ne offrono che l'ombra quando lo spirito di tale dottrina ha cessato di vivificare i simboli, che ne sono soltanto la rappresentazione esteriore, e questo perché per ragioni diverse ogni legame cosciente col centro spirituale del mondo si è ormai spezzato. Tale è il significato più specifico della perdita della tradizione. Genon, come molti altri, insistono sul valore della tradizione, la tradizione con la T maiuscola, la vera tradizione, la tradizione primigenia, primordiale, quello concernente in particolare determinati centri secondari che cessano di essere in rapporto diretto ed effettivo col centro supremo. Si dovrebbe parlare dunque di qualcosa di nascosto piuttosto che veramente perduto, perché non per tutti è perduto e vi è chi lo possiede ancora integralmente. Se è così, altri hanno sempre la possibilità di ritrovarlo, purché sappiano cercarlo come si conviene, qualora cioè la loro intenzione sia diretta in modo che, attraverso le vibrazioni armoniche che risveglia secondo la legge delle azioni e reazioni concordanti, essa possa mettersi in comunicazione spirituale effettiva con il centro supremo. Questo modo di dirigere l'intenzione ha del resto la sua rappresentazione simbolica in tutte le forme tradizionali. Intendiamo parlare dell'orientamento rituale. Essa di fatto è propriamente un dirigersi verso un centro spirituale che in ogni caso è sempre un'immagine del vero centro del mondo. Qui c'è una nota: nell'Islam
Tale orientamento, Qibla, è come la materializzazione, se così si può dire, dell'intenzione. L'orientamento delle chiese cristiane è un altro caso particolare che si riferisce essenzialmente alla medesima linea, quindi questo centro del mondo. Tuttavia, man mano che si procede nel Kali Yuga, l'unione con questo centro sempre più chiuso e nascosto diviene più difficile e nello stesso tempo divengono più rari i centri secondari che lo rappresentano esteriormente, sicché quando questo periodo finirà, e ci siamo quasi, secondo Genon, la tradizione dovrà essere di nuovo manifestata nella sua integrità, poiché l'inizio di ogni Manvantara, coincidendo con la fine del precedente, implica necessariamente per l'umanità terrestre il ritorno allo stato primordiale, alla mitica età dell'oro. Attualmente in Europa ogni legame cosciente col centro per mezzo di organizzazioni regolari è interrotto, e così è da molti secoli. Tale rottura però non è avvenuta tutta ad un tratto, ma in varie fasi successive. La prima di queste risale all'inizio del secolo XIV. Ciò che abbiamo detto altrove degli ordini cavallereschi può far capire come uno di loro, dei loro compiti principali fosse di assicurare una comunicazione tra l'Oriente e l'Occidente, comunicazione di cui è possibile afferrare la vera portata se si osserva che il centro di cui parliamo è sempre descritto, almeno per quanto concerne i tempi storici, tra virgolette, come abbiamo visto prima, come situato dalla parte dell'Oriente. Tuttavia, dopo la distruzione dell'ordine del Tempio, il Rosa Crocianesimo, o quanto in seguito fu così denominato, continuò a garantire il medesimo legame, benché in modo più dissimulato. E qui c'è una citazione sull'esoterismo di Dante. Il Rinascimento e la Riforma segnarono una nuova fase critica e la rottura completa avrebbe coinciso coi trattati di Vestfalia, che nel 1648 posero fine alla Guerra dei Trent'anni. Quindi siamo in piena storia profana. Osserviamo che molti autori hanno sostenuto che, poco dopo la Guerra dei Trent'anni, i veri Rosa Croce lasciarono l'Europa per ritirarsi in Asia. Ricorderemo a questo proposito che gli adepti Rosa Crociani erano in numero di 12, come i membri del cerchio più interno dell'Agartha, conformemente alla Costituzione comune ai tanti centri spirituali formatisi a immagine di quel centro supremo. Da quell'epoca in poi il deposito della conoscenza iniziatica non è più custodito realmente da nessuna organizzazione occidentale. Così Swedenborg dichiara che la parola perduta va ormai cercata fra i saggi del Tibet e della Tartaria. E da parte sua, Anna Katarina Emmerich ha la visione di un luogo misterioso cui dà il nome di Montagna dei Profeti, situandolo nelle stesse regioni. Aggiungiamo che proprio sulla base di informazioni frammentarie raccolte su questo argomento, senza peraltro coglierne il significato, e qui lo sottolinea Genon, la Blavatsky, Madame Blavatsky, la teosofa, concepì l'idea della grande loggia bianca, che potremmo
definire non tanto un'immagine quanto una semplice caricatura o una parodia immaginaria della carta. La salute sia sempre con voi. Un caro saluto da Umberto Salmeri.